per essere con noi, ad Alessandro Granieri Galilei, avvocato ma anche scrittore, grazie per essere qui. Grazie noi, a voi, per avermi reinvitato. Assolutamente, abbiamo avuto il piacere di averlo qui come ospite in occasione della presentazione del tuo libro, Il Bugiandro, e insomma lì è partito un dibattito abbastanza ampio su quello che è l'equivoco relazionale. Parliamo di ipocrisia culturale, della mancanza di comunicazione profonda nelle relazioni che poi causa insomma delle dinamiche spiacevoli perché compromette il matrimonio, l'unicità, la famiglia. Allora Alessandro, da dove partiamo? L'argomento è così vasto per cui si potrebbe spaziare a lungo. Dopo aver fatto le premesse della volta scorsa su questo problema di mancanza di comunicazione che poi inficia il rapporto matrimoniale e quindi la famiglia, cosa che chiaramente fa bene agli studi legali, perché lo dicevamo prima, il numero di divorzi è aumento. Però andiamo a vedere un po' le cause. Sì, infatti ci hanno già mandato in onda l'Italia la slide, ecco, di cui avevo mandato. Su 200.000 matrimoni che sono stati celebrati, questi sono i dati dell'Istat, quindi una fonte ufficiale. Ecco, sembrerebbe addirittura il dato più rilevante è che solo nel 2015 c'è stato un aumento dei divorzi del 57%. Mi stai facendo passare la voglia di sposarmi, perché guarda un po'. Sposare. Beh, sai, i progetti tradizionali. No, scherzi dopo a parte. Questo incontro dopo ti, questi dati. Ti assicuro che non lo vorrei. No, scherzi a parte, quindi i dati parlano chiaro, il 57% è più della metà, per sì, cui. Quindi ma un 57% di aumento. Quindi sul numero già cospicuo di divorzi che c'erano, adesso c'è un aumento sostanziale. Questo chiaramente per alcuni potrebbe essere inteso come un dato allarmante, noi diciamo invece che è un dato confortevole, perché così stando le cose ci sono più persone in giro che vogliono intraprendere nuove relazioni sentimentali e quindi c'è più gente, c'è un mercato, se così lo vogliamo chiamare, più florido rispetto a quello che accadeva prima. Però se dobbiamo soffermarci adesso sulle cause, ce n'è di varia natura, tutto sta insomma con la curiosità, con la conoscenza con cui si vanno ad analizzare, perché l'uomo e la donna sono diversi, per cui potrebbe essere un problema di gender piuttosto che no, quindi lì come si interviene per analizzare il fenomeno? Sono tantissimi, sì. È sicuramente un problema di gender, certo, perché già Darwin aveva spiegato, e l'antropologia culturale in generale, che c'erano delle differenze nell'uomo e nella donna. Poi degli autori contemporanei come John Gray hanno scritto dei libri come Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, che ormai sì, è diventato proprio la pietra miliare di questo sì, argomento. E quindi è chiaro che se si vanno ad affrontare degli argomenti come il matrimonio, il fidanzamento, che è una parola, una parolaccia, il fidanzamento mi sembra una cosa così arcaica, perché c'era qualcuno che aveva proposto addirittura l'idea di fare la fiera del fidanzato, mettere i fidanzati lì che poi si potevano andare a scegliere. È un'idea avveniristica, poi ne parleremo eventualmente in volentieri. Anche di equivoco relazionale, l'equivoco relazionale è un connubio molto particolare, equivoco relazionale, per cui andremo ad approfondire certo, questa. Quindi Darwin cosa diceva? Che il ruolo del maschio nel mammifero è dicotomicamente opposto rispetto a quello della femmina. Noi siamo dei mammiferi. Quindi se noi non possiamo prescindere dal dato naturale, è chiaro che poi tutto ciò che andiamo a costruire su delle fondamenta che sono labili, che sono sabbiose, risulta essere totalmente destrutturato, totalmente labile. E allora il maschio, se tu hai mai visto dei mammiferi accoppiarsi nei documentari, naturalmente esiteremo di far vedere questo, ha un ruolo che è quello di perpetuazione della specie, sì, quindi di garantire che la sua specie animale si possa perpetuare nel tempo, mentre la femmina ha un ruolo di miglioramento della specie, ed ecco perché cerca il maschio dominante. Tu sei una femmina, quindi avrai cercato il maschio dominante più conducente al miglioramento della tua specie. Certo. Allora, se si parte da questo equivoco di fondo, capiamo che siamo diversi, che abbiamo delle funzioni naturali diverse, e quindi nel matrimonio una donna che pensa che un uomo si possa comportare come una femmina soggiace all'equivoco relazionale, e viceversa. Abbiamo funzioni diverse, abbiamo impostazioni diverse e quindi non possiamo pensare che ci si comporti nello stesso modo. Poi oggi
È chiaro che con l'avvento della tecnologia queste cose stanno venendo fuori, perché non siamo più in una società medievale, ma continuiamo a pensare secondo un modello medievale. Arcano, tu ti vuoi sposare, per esempio? Cioè, sì, insomma, è un diciamo, concetto medievale. Allora, i sentimenti che ruolo hanno in questi casi? I sentimenti fondamentali. Ma io dico sempre che è triste derubricare un sentimento nobile come l'amore allo stadio di vincolo giuridico. Perché il matrimonio è un vincolo giuridico. Tutto ciò che è vincolo, per quello che mi riguarda, certo, non può avere a che fare con il sentimento. Cioè, il sentimento è libero, l'amore è libertà, lo hanno detto filosofi, poeti, scrittori, è un concetto ormai ben specifico questo qui. Quindi si possono avere delle pretese in amore oppure no, secondo assolutamente te? Assolutamente cioè, no. E neanche di, non so, non si può stabilire dei livelli di pretesa, quello no. Che secondo te possono esserci all'interno di un rapporto oppure no? No. Volgarità. Volgarità, niente pretese. Tu hai delle pretese in amore? Ma ecco, qua parliamo, abbiamo uscito tra la, sotto mentite sfoglie la tematica della fedeltà, in fin dei conti. Per cui c'è chi tipo di chi potrebbe dire insomma no, perché noi razionalmente possiamo decidere no, che la specie possiamo anche moltiplicarla con la stessa persona così come no. Certo, ma infatti l'impostazione culturale è monogama, sì. Su questo non c'è dubbio, però le nostre esperienze ci insegnano che l'uomo è tutt'altro che monogamo. Bene, quindi in ogni caso questo c'è poco, c'è poco da fare. E poi vogliamo parlare di monogamia. Sincrona o asincrona è un altro discorso, perché ogni persona oggi nella vita cambia 2, 3, 5, 10 partner. Quindi che monogamia è? È una monogamia cronologica, cioè sono delle somme di tante monogamie. E cosa sono le somme di monogamie? Sono delle gamie ampliate, allargate. E quindi e capisci che è proprio un qualcosa che non regge. Okay. E questa società è fondata su qualcosa che non ha. E comunque parlano i dati, perché come dicevi bene comunque i divorzi ci sono, per cui comunque la comunicazione in un modo o in un altro è compromessa, quindi parlarne nel rapporto può fare la differenza, la buona certo. Comunicazione. Certo, ma prima di parlare è studiare, cioè capire come funzioniamo e come siamo fatti, altrimenti rischiamo vivamente di non capire niente, e allora cominciano a volare le pentole, non so se tu avrai avuto notizia mai di coppie che litigano, capita, non è molto, capita, sì. È mai capitato a te? Di no, io fortunatamente no, sono molto molto pagata in questi idee. Ecco, invece c'è gente che addirittura mette la violenza nell'amore, è chiaro che un matrimonio fondato su questi presupposti non potrà funzionare mai, quindi occorre fare un lavoro su se stessi, ed è quello che i giuristi, gli psicologi, i sociologi stanno facendo, e cioè cercare di migliorare il livello comunicativo. Ma il problema di fondo, sai qual è, Rossella? Che la gente, soprattutto i tecnici, sono impreparati sull'argomento. Io per esempio sono andato a una conferenza in cui una psicologa dava un consiglio al marito di rimettersi con la moglie, e lo faceva impegnare solennemente a non farlo più, a non tradirla più. E come si fa a far impegnare una persona per un fatto futuro? Cioè, gli psicologi stessi combinano dei danni, ma poi anche il concetto di tradimento è una forzatura culturale. Cioè, non esiste, il tradimento è un qualcosa che è stato creato dall'uomo, perché l'uomo in natura nasce libero, tutta la sovrastruttura culturale è una forzatura. Chiaramente questi argomenti mi rendo conto che sono un po' scomodi, non sono facilmente assimilabili da chi è abituato a ragionare. Però c'è una corrente di pensiero che comunque la argomenta e porta avanti queste tesi. Poi chiaramente si può essere d'accordo oppure no. Però so che tu su questo stai un po' fondando il tuo secondo libro, parlando di queste tematiche, perché ne hai scritti più di 20 o 25, sì, per sì, cui... Sì. Allora, come mai? Questi termini come vuoi proporre l'argomento? Lo voglio proporre secondo una constatazione molto elementare. Io ho notato che oggi, piuttosto che parlare di matrimonio, tradimento e quant'altro, bisognerebbe parlare di mobilità. È un po' come nel lavoro. Intesa come? Mobilità sentimentale. Ok. Cioè, non c'è più la coppia, secondo me. È finita. È un concetto obsoleto. È un concetto che ormai... risulta avere mostrato tutte le sue claudicanze, tutte le proprie debolezze. Quindi seppur noi ancora vogliamo andare indietro a questo ideale, purtroppo non possiamo non prendere in considerazione quello che sta accadendo a livello planetario, mondiale.
E per questo ti parlo di mobilità sentimentale, che poi può essere una mobilità sentimentale nel tempo. Io, ma nella pratica come funziona la mobilità sentimentale? Per esempio, ho conosciuto una donna tempo fa con cui parlavo, che peraltro era, è stata frequentata da un amico mio, la quale diceva: io sono una ragazza seria, perché se sto con un uomo, sto con quello e basta. Dove stava l'invito? Nel fatto che lei cambiava un uomo ogni 3-4 giorni. Ah, quindi nell'arco di un anno capirai che questa donna riusciva a stare anche con 50-60 persone. Allora, che serietà è questa? Quando invece ci sono persone che riescono a mantenere un rapporto stabile nel tempo, che poi possa durare un anno, 5 anni, 10 anni, 15 anni, è un altro discorso. Quindi quando ti parlo di equilibrio relazionale mi riferisco proprio a questo. Allora, io vedo una società che è inceppata. E come vedresti la famiglia di domani invece per essere equilibrata? La famiglia di domani? Anche in virtù del rinnovamento della specie. Certamente non vedo più la famiglia tradizionale, ma nella maniera più assoluta, cioè mi sembra veramente improbabile. La famiglia dell'omino bianco, te la ricordi? No, anche perché ci sono culture, ne parlavamo l'altra volta, tu dicevi che comunque ti sei ispirato per queste riflessioni ai tuoi viaggi, quindi a quello che hai imparato dalle culture asiatiche piuttosto che altro, in cui comunque anche nord europea, non bisogna andare lontanissimo. Gli esempi di varietà sono tanti. Oggi fortunatamente ci siamo aperti un po' alle unioni di fatto, e quindi non è necessario, tu figurati, un tempo, non so se tu conservi memoria nei tuoi studi storici, cioè se non si sposava una persona non era possibile neanche averci un rapporto. Cioè io sento raccontare di persone che saltavano sulle finestre per poter andare a trovare la propria fidanzata. Oggi per fortuna questo non c'è più. Cioè, oggi c'è, con l'avvento dei media, dei networks, ogni persona ha ogni giorno circa 50, 60, 100 sollecitazioni. Certo. Quindi come fai a pensare che resisterai sempre a queste sollecitazioni? Ci vuole, ridi e mi fa piacere. No, cioè, è carino perché il termine resisterai, cioè, fa capire che è come una corda, no? Che prima o poi in qualche modo si spezza. Nella tua visione comunque c'è questo. Allora, cosa può salvarci? Okay. Le soluzioni. Il grande amore. Il grande amore. Ma l'amore, anche lì, dovremmo prima capire se l'amore esiste, non esiste, cos'è. C'è chi dice che l'amore è sacrificio. Un filosofo addirittura disse che l'amore è la palingenetica ubitazione del Dio senziente che si immedesima nel Dio universale. Palingenetica ubitazione del Dio senziente che si immedesima nel Dio universale. Quindi è un annullamento della persona in favore dell'altra. Come si fa ad annullare se stessi? Quando si parla di tradimento, bisogna prima di tutto parlare di tradimento nei confronti di se stessi. Bisogna essere fedeli a se stessi, Rossella. Bisogna essere capaci di vivere secondo il proprio modello, secondo la propria cultura, i propri valori e anche il proprio istinto. Quindi come facciamo a frenarci oggi in una situazione del genere? Quindi in tutto ciò la felicità secondo te che ruolo ha? La felicità ha un ruolo fondamentale. Ma la felicità non può prescindere dall'amore. Ok. E quindi se l'amore è libertà, la felicità è libertà. Perfetto. Diceva Albano e Romina, felicità. Sembrava, diciamo, un'equazione molto, molto chiara. Sì, 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 mi sembra proprio. Io per esempio sono molto. Rido molto. Io giornalmente devo confessarti che rido per quello che vedo. C'è gente che insiste nel farsi il profilo di coppia su Facebook. È gente che giornalmente vive nel biasimo, nella gelosia. Dove sei stato? Che telefona 500 volte al giorno, c'è una smania di controllo. Questa non è gelosia, non è neanche possesso, è proprio smania di potere, perché spesso questa gente non è neanche innamorata. Quindi quando tu inizi un rapporto con questi termini e poi lo fai diventare un matrimonio e ci fai anche dei figli, è chiaro che hai formato non la famiglia dell'unico bianco, ma una famiglia di base. Ma hai portato io l'avvocato. Esatto. A parte io. Però anche i livelli di avvocati dobbiamo purtroppo cominciare a ragionare in ottica transattiva. Non si può speculare sulle disgrazie della gente, cioè bisognerebbe riformulare tutta la società. Infatti, come ti ho detto l'altra volta, io non ci credo in questa cosa. Bisognerebbe ristrutturarci tutti e vivere secondo un sentimento amoroso. Io ti parlavo anche dell'amore come dono gratuito di sé. Cioè, se noi non partiamo da questa concezione, se la non non è possibile costruire nulla. Quando ti parlavo di pretesa,
è chiaro che sì. ti facevo riferimento a, proprio a, a questo argomento, cioè tu, ad esempio, giovane donna di bellissimo aspetto, intelligente, io immagino che, mi sembra mio, immagino che se tu incontri un uomo abbia delle aspettative nei suoi confronti, avrai delle pretese, ti aspetti qualcosa, il matrimonio, i figli, una costruzione, una serenità, però tutto questo cosa ha a che fare con l'amore? No. Beh, immagino la volontà di passare il resto della tua vita con la persona che diventa il tuo complice, la tua spalla, il tuo punto di riferimento, sì. dopo te stesso. Se lo mettiamo in termini di complicità, sì. sì. Ma se tu fai il carabiniere e lui fa il ladro, che complicità può esserci? O si fa entrambi i carabinieri, sì, sì. o si fa entrambi i ladri. Invece spesso si gioca a guardia e ladri. Fammi vedere il telefonino. A noi, sinceramente, a noi... Mi è piaciuto abbracciare un po' la visione un po' controtendenza che hai portato avanti e che porti avanti tramite i tuoi libri. So che questo sarà comunque la tematica del tuo prossimo libro. Hai già dato, abbiamo avuto il bugiardo, hai detto che il prossimo sarà l'Amandro, se non sbaglio. L'Amandro, lo ricordo sì, bene. Sì, perché lì io mi discosto per l'appunto dalla dinamica sociale e vado a quella naturale, a quella relazionale. Ma tu l'hai sempre pensata così? No, io ho fatto un percorso esatto. che tu non puoi neanche immaginare e non per immagino, a questo punto. Immagino. E non e vorrei perché vorrei tanto pensando non averlo fatto. Ah sì, sì perché sicuramente chi ti segue da casa avrebbe tante domande da farti, per cui sicuramente in qualche modo puoi rispondere. Allora, io ti ho chiesto. Ma a te che domande vengono? No, ti ho chiesto, hai sempre pensato queste cose o comunque ecco, mi hai risposto che hai fatto un percorso. No, perché considera che io vengo da un paesino, vengo da Caltagirone. I miei erano di Ricordi Orbea, quindi la pensavo esattamente come tutti gli altri. Però poi ho visto che le cose non funzionavano e ho visto che non funzionavano ad ogni livello. E quindi ho avuto l'avidità di capire perché e ho fatto tanti percorsi. È chiaro che in questi percorsi poi tu ti imbatti anche in una sofferenza interiore perché capisci che pian piano stai esorbitando da quello che accade normalmente e gli altri cominciano a non seguirti. Allora tu devi sforzarti di trovare gente che ti capisce. Però poi quando arrivi a un punto in cui hai capito, grosso modo, non tanto quello che debba essere fatto, ma almeno quello che non può assolutamente essere fatto, guardi gli altri sorridendo. Io ti confesso che rido ogni giorno, prima mi disperavo, ma oggi sorrido. Quindi hai trovato comunque il tuo equilibrio tra sì. il tuo, cioè la tua nuova visione che poi l'hai fatta tua praticamente. E... Più che nuova visione direi... l'unica visione possibile okay, vabbè, perché diciamo ma no, che... no, attenzione, non perché debba essere assoluta ma perché abbiamo visto che quello che sta succedendo non funziona, non può funzionare e quindi l'amore può essere eterno? La risposta è certamente sì. Quindi quello che io tendo a sottolineare è la tendenza alla conservazione del sentimento, cioè se si riesce a maturare un rapporto matrimoniale, di convivenza, che possa durare tutta la vita, abbiamo raggiunto l'ottimo, perché tu non crei traumi sentimentali. Il trauma sentimentale è stato equiparato dalla psicologia moderna al lutto, anzi addirittura è peggio del lutto, perché mentre il lutto è un qualcosa di cui devi prendere atto e che, a meno che non sia stato tu a provocare la morte del tuo partner, scagliando il famoso soggetto, è una cosa che subisci, la separazione è un qualcosa che tu determini o di cui tu hai responsabilità e allora lì soffri maggiormente e considera che nella attività giudiziaria e forense noi vediamo che i più grandi problemi delle separazioni sono sofferti dai figli, dalla prole. Certo. Quindi oggi tu, Rossella, sposi un uomo, imposti il rapporto male, ti separerai probabilmente perché se questi sono i dati e che sono in aumento non è escluso. Se non ti documenti, rischi di infelicitare la prova. Oh, e questo diciamo che è condiviso il voler evitare. Capiamo l'importanza di tutto questo. Quindi. Sì, quindi diciamo non la provocazione, ma la riflessione che vorresti lanciare qual è? La riflessione è quella di guardare oltre il nostro naso. Ok. E di studiare, di vedere quello che c'è fuori e soprattutto di rendere le nostre menti un po' più elastiche, perché se continuiamo, io dico sempre, a camminare con il carretto nell'epoca in cui ci sono gli aeroplani, rischiamo di non arrivare mai.
immagini se tu debba andare oggi da Catania a Milano con il carro. Quanto ci sta? Già abbiamo una rusa Catania che merita. Esatto. Ne meriterebbe capitoli, insomma, di. E tra l'altro andando da Catania a Modica, io ho visto che questa è proprio la fine dell'autostrada dell'Italia e dell'Europa. Cioè finisce l'autostrada, finisce l'Italia. Hai messi, finisce hai tutto, messi. Dopodiché c'è il mare. Quindi è proprio in questi luoghi che bisogna intervenire, perché da qui, in questi casi in cui c'è una problematica maggiore, perché la sicilianità di cui parlavamo la volta scorsa è ancora più forte, si deve inevitabilmente rimuovere, si deve cominciare a smussare l'angolo. Quindi è chiaro che c'è un lavoro da fare, è proprio quasi che noi piano piano stiamo affrontando i vari tasselli. Chiaramente ad ognuno le proprie conclusioni, a noi piace abbracciare qualsiasi tipo di visione, accogliamo qualunque tipo di proposta in merito, per cui questa è una di quelle di Alessandro Granieri Galilei, una di queste, tra l'altro di pari passo con col suo secondo libro in merito all'argomento. Questo è il secondo tassello, vedremo nel terzo, nel quarto che cosa verrà fuori. Eventualmente rivederci e raccontarci, e concludo dicendoti, mi pare che siamo già arrivati alla conclusione, una frase che ho coniato in questi giorni, un aforisma: siamo sempre alla ricerca della persona giusta, ma poiché la persona giusta non esiste, è sempre quella sbagliata. Ah, io ringrazio Alessandro Granieri Galilei, in qualità di scrittore anche di avvocato, per la condivisione. Grazie. E anche stasera siamo arrivati alla fine,